Ragazzuoli, bentornati con la campagna di Code. Riprendiamo esattamente da dove ci siamo lasciati. Allora ragazzi, nello scorso episodio ci siamo fatti i danni collaterali, mentre quest'oggi invece possiamo andare avanti con la fabbrica di morte. Quindi siamo al 14 novembre 1944. Dopo Aquisgrana nulla sarà più come prima, ma abbiamo un punto d'appoggio per l'invasione. La porta per il Reno è aperta e non si torna indietro. Non più. Ok, lascio sempre la stessa difficoltà. L'ordine era di prendere l'hotel e non di evacuare dei civili. Chi ha deciso di soccorrerli? Pensavamo di avere tempo, signore. Se ben ricordo, è Turner che dà gli ordini, non sei tu. Comanda lui adesso? No, signore, ho deciso io, è colpa mia. È colpa di tutti e due. L'ultima cosa di cui ho bisogno di preoccuparmi è che due dei miei migliori uomini non seguano gli ordini. Stiamo per cominciare l'operazione più importante della guerra. E vi ricordo che saremo noi a condurre l'offensiva finale verso il Reno. Dobbiamo ripulire un'intera foresta per far passare il convoglio. Da adesso in poi pretendo il meglio da voi. Alzate quei culi insubordinati e pronti a marciare. Sono passate 3 settimane. Siamo nella foresta di Hurtgen a sgombrare il passaggio del convoglio verso il Reno. Devo confessarti che purtroppo ho aperto solo ora la tua lettera. Se è finita, ti consoliamo noi. Te l'avevo detto. College, lascialo parlare. Dice che è incinta. Wow! Ehi, che notizia! Bene. Daniels sta per diventare papà. Lei ha cercato di dirmelo, ma non ero pronto a sentirlo. Ho capito. Mi faccio una tazza di caffè. Fatemi compagnia, lasciamolo in pace. Ma io non voglio il caffè. Invece sì. Sono al 5° mese. A volte provo una speranza che non so descrivere. Perdonami se te lo dico solo adesso. Ci ho provato il giorno in cui sei partito. Voglio tutti intorno a me! Dov'è Daniels? Devi sta parlando. Andiamo. Arrivo! Hurtgen è un posto buio e quasi impenetrabile. La missione è occupare il colle 493. Una volta arrivati, domineremo tutta la valle. Per dei soldati comuni sarebbe un'impresa impossibile. Ma la divisione vanta una lunga storia di primati. Nella Grande Guerra siamo stati i primi a respingere un attacco tedesco. I primi a contrattaccare. I primi a superare il Reno. Nulla ci ha mai fermati. E nulla ci fermerà. Tenente, ricorda ciò che siamo. Siamo pronti a tutto, a qualsiasi sacrificio. Prima il dovere. Dillo più forte. Siamo pronti a tutto, a qualsiasi sacrificio. Prima il dovere. Ben detto. Adesso pronti all'azione. Prima il dovere. Si torna nel tritacarne. Amen, fratello. Si parte tra 5 minuti. Ok ragazzi, va bene, eccomi. Allora recupera questo. Grazie mille, sta tenendo d'occhio la valle. Ok, allora consegno il cibo, va bene. Damose ragazzi, andiamo a consegnare il cibo al biondo qui. Buongiorno soldato. Giorno a lei capo, che cos'è? Comunque Biondo, ecco il tuo cibo, è arrivato Babbo Natale. Dello chef. Solo per i migliori, eh? Eh sì, solo per i migliori, esatto. Quelle armi non mollano. Attaccano di continuo. So che oggi le farete tacere. Questo è il piano. Allora, premi C per uscire, va bene. Grazie. Ok, allora abbiamo questa, abbiamo sempre la solita pistolina. Namose, raggiungi Turner. Eccomi capo. Arrivo. 2 secondi, Ma non lo so, magari un'altra arma più potente. Bene. L'obiettivo è eliminare l'artiglieria sul colle per controllare la foresta. Namose. Elimina l'artiglieria in cima alla... alla collina. Ha messo su il più grande convoglio corazzato della storia.
Sì. Se con questo i crocchi non se la fanno sotto, nulla ci riesce. È ancora lunga fino al re. Per questo dobbiamo colpire quelle armi e tenerli sotto occhi aperti. Siete nella fabbrica della morte. Ehi, Jus. In freddo la vecchia ferita si fa sentire. Sai, mia nonna si era rotta un'anca. E ogni inverno... Sembro forse tua nonna. Che ci penso? Baciami le chiappe gelate. Eccoli qua. Mo iniziano a fare stupidi. Grazie per la bella immagine. Allora, vediamo un attimino qui di avanzare. Scusi, biondo, ma dove va? Come stanno i tuoi? Quei bastardi non ci mollano. La prossima ondata sarà qui a momenti. Primo plotone, dobbiamo aiutare i nostri colleghi. Avanti, riprendiamoci il fronte. Allora, io direi, ragazzi, di piazzare un po' di... Preparate le mitragliatrici. Barclay, Cooper, andate al ponte e segnalate qualsiasi movimento. Bisogna rafforzare quelle difese. Allora, aspetta un attimo. Io vado a piazzare un po' di mine. Ok. Aspetta un attimo, biondo. Non c'è niente di facile, soldato. Ne posso prendere ancora delle altre? Aspetta un attimo. A posto. Io direi, ragazzi, di metterne qualche altra, magari ad esempio qui sul ponte. Certo, sicuramente le beccheremo noi man mano che ci passeremo con i piedi sopra. Però aspetto un po'. Magari non lo so. Riempio un po' il posto di ste mine galleggianti qua. Oh, signori, non si sa mai, eh? Ci portiamo avanti con il lavoro, no? Dai, è così. Butta, butta. Butta così. Aspetta un attimo. Fatemi recuperare delle altre. Che magari le posso mettere. No! Cavolo fai, aspetta. Ah, sono finite? Ah, ok, va bene. Eccoci. Pronti, pronti. Allora, aspetta un attimo. Biondo, torna indietro, se no là ti fanno fuori, scemo. Aspetta, vediamo un attimino se le mine funzionano. Madonna mia, ammazza quanti cavolo ne... Ok, qualcuno ha funzionato, dai. Ma giusto per un pochino, ragazzi. Funzionano fino ad un certo punto ste mine. Guarda qua, sono bersagli facili, pensa tu. Oh merda, via Damos e aspetta. Vabbè, difendi il ponte, aspetta un attimo che io qua... Anche le truppe SS adesso? Ma che cavolo lanciano questi qua? Ma sono cretini questi. Ma sono più corazzati degli altri però. Porca Eva, madonna mia, ammazza. Ma questi qua te fanno un male cane, eh? Aspetta, oddio, oh santo Dio. Ma che cavolo è che hanno usato? Ma credo che... Oh, merda. Aspetta, eh. Le vedo. Mo aspetta un attimo. Fammi difendere sta zona prima, se riesco, eh. Aspetta un attimo. No, ora devo... correre dall'altro lato, perché qua si capisce più un cavolo, eh. Aspetta un attimo, aspetta un attimo che mo t'aiuto io. Dove ti lascio, biondo? Aspetta, stai calmo, stai calmo. Ecco qui, ma a posto. Allora, così ragazzi non facciamo assolutamente niente, eh? Sono onesto. Un kit medico, però a me mi servono munizioni, biondo. Delle munizie, ne abbiamo? Aspetta, no.
No, madonna mia, mi hanno beccato in pieno. Vabbè, servono mine, granate, qualsiasi cosa. Però scusate, ma se voi andate a fare la guerra così, come se non ci fosse un domani, mica è colpa mia, scusi, eh. Che cos'è? Vabbè, difendi il ponte. È una cosa... Servono mine, granate, qualsiasi cosa. Aio, distruggi il carro. Ma come cavolo lo distruggo io sto carro? Scusa, biondo. Cavolo, quello lì era uno dei miei. L'ho pure ammazzato, mi sa, Aspetta. Dove sta sto carro? Dove sta il carro? Fatemi capire, dove sta? Eccolo lì. Ciao caro, becca di questo, biondo. Ma quel bestione si muove ancora. Lo so, non me lo vuoi dire, guarda. Merda, granata tedesca. Porca Eva, aspetta un attimo. Oh, e piglia sto gu. Cercate armi anticarro, presto. Che cazzo però, dai, date una mossa, biondo. Grande Daniels. Daniels sta chip. Aspetta, vabbè, il lanciarazzi sta là sotto però, Altra munizione recuperata, dai, è così. Aspetta. Allora, munizioni, dove stanno ste munizioni? Biondo, dammi le munizioni, dai. Si ritirano. Signore, mi dia dei colpi. Tieni, Daniels. Ok, grazie. Fatto, Daniels. Primo plotone, con me. Daniels, vieni qui. Allora, raggiungi Turner. Eccolo qui. Formeremo due squadre, chiaro? Pearson, vai a nord, supera il ponte e raggiungi il colle. Io seguo il fiume con l'altra squadra e vi copro le spalle. Appuntamento ai piedi del colle 493. A presto. Fa attenzione là fuori. Ah, anche tu. Ok, dai. Daniels, spero che dividersi sia stato saggio. Se i crocchi attraversano il fiume, l'intera missione sarà a rischio. Per questo dobbiamo guardare le spalle a Pearson. Madonna mia, rimbomba tutto quando parla sto tipo, Manca il punto d'incontro. Presto saremo ai piedi del colle 493. Dobbiamo solo seguire il fiume. Dici? Beh, guarda, io non è che mi fiderei così tanto del fiume, Se magari ci porta veramente fin lì. Penso... Oddio. Oh no. State giù. Dobbiamo farli fuori, ma quelle sono armi potenti. Prendiamoli ai fianchi, senza farci vedere. Una parola, guarda. Ah, aspetta. Sacchete. E uno è andato. Okay, oh, biondo, dammi... Al tuo segnale. Al mio segnale? Allora, è uno, è due, sbammete. Primo plotone, avanti. Daniels ci copre con il fucile di precisione. Al tronco. Allora, aspetta. Peccato. Aio. Ok, ma aspetta un attimo perché questi qua mi sa che tra un po' ci muoiono questi. Ma chi è che stava saltando? Oddio santo, chi cavolo è che stava saltellando là sopra adesso? Due minuti fa, avevo visto uno che stava saltellando. Aspetta un attimo, altro che al tronco. Aspetta. Madonna mia, questi qua però c'hanno una mira che è infallibile, ragazzi, Merda, m'hanno beccato, vabbè, ciao. Aspetta un attimo. Dove vai, biondo? Volevi svignare, Che cos'è? Stanno scappando, seguiteli. Dove vai, giovane? Lascia... Oddio santissimo, non sono stato io, Non sono stato io. Elimina la squadra mortaio. Allora, innanzitutto mi date un'arma, gentilmente, grazie. Ecco, già questa qui già potrebbe andare bene. Più o meno. Questa qui invece... No, questa qui no, non mi piace. Questa qui è quella lì che se ne va un pochettino per cavoli suoi. Oh, giovani, aspettatemi. Aspettatemi un attimo. Munizioni, Daniels.
Allora, dammi delle munizioni. Dammi delle munizioni, biondo. Ma dove cavolo è che vai? Scusa, ma che... Oddio santo, eccolo qui. Ci hanno visti! Andiamo! Mi sa che mi hanno fregato, eh? Madonna mia, aspetta un attimo, giovane. Ammazza sti mortai e come vanno, eh? Vanno veramente che è una freschezza, guarda qua. Aspetta, madonna. Super... Oddio santo, qualcuno ci è morto malissimo, tra l'altro, eh. Super la... Vabbè, che te dovevo di mo. Aspetta, mo? Addio, eccolo qui. Bene. Non siamo messi per niente bene, signor... Ecco qui. Ma per niente proprio, eh. Dei morti. Benissimo. Alzati, Red. Chi è? So Pull? Che tu sei forte, perciò alzati e torna a combattere. Non puoi mollare, né ora, né mai. Paul! I crocchi arriveranno a momenti. Mostra di che pasta sei fatto e rimettiti in piedi. Ho paura di non farcela. Devi farcela. Per Hazel e per tuo figlio, Red. Alzati! Lo farò. Ovvio, tu sei uno che non si arrende mai. Beh, ho certo che no, guarda. Certo che no. Paul. Vedi che è soltanto una tua immaginazione, Paul. Daniels. Andiamo a casa, fratellino. Lui è morto, credo. Biondo, che c'è una pistola per caso? Briggs. Ah, cavolo. Un nostro amico? Morto malissimo con delle schegge di albero. Eccolo qui la pistola, dai. Allora, sicuramente qui adesso bisogna fare una roba stealth. Non siamo messi per niente. Non siamo messi per niente benissimo, ragazzi. Siamo un attimino un po' troppo splashati. Sinistra, niente. Destra? A quanto pare sì. Va bene. Allora. Il punto della nostra squadra sta lì. Oh merda. Eccolo qui. Già mi hanno sgamato. Ma non ci credo mai nella vita. Ok ragazzi, i cani d'accordo non si ammazzano. Sono più fedeli dei... Sono il miglior amico dell'uomo, però ragazzi, qui è un altro discorso, eh. Lasciate fare. Allora. Merda, aspetta. Allora, qui sicuramente ragazzi ci perderemo. Ma di brutto. Aspetta. No, non ho mai visto. State zitto. Ma una pistola silenziata quest'uomo qui non ce ne ha? Ah, ridagliela. Ma non ho mai visto. Ma che dito? State zitto. Eccolo qui. Dammi l'arma. Dammi l'arma. Aglio. Guarda qua come si avvicinano i maledetti. Dai. Madonna mia. Ma non credo. Non credo proprio che sia finita, eh. Ragazzi, lo so, io vado un attimino qui a testa alta adesso, ma... Vediamo un po' se gliela famo. Ci arrendiamo. No, aspettate. Si arrendono. No, maledizione. Ma guarda un po' sti maledetti. State zitto. No.
Oddio santo, ragazzi, lo so, è stata una bella fesseria. È stata una bella fesseria. È stata veramente una pessima idea. Stai calmo, biondino. Aspetta, ripara di qua dietro. Ricarica. Cazzo, però per morire o stanno veramente un'eternità, eh? Ora non vorrei dire, ma... No, no. Via, Damose. Aspetta, eh? Una cosa per volta, biondo. Via, 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 via. Manca poco al punto di incontro. Ah, ok. Perfetto, subito, ottimo. Subito. Dai, dai. Ce l'abbiamo fatta, dai. Allora, recupera. Vai, vai. La porta. Ti copro io. Dici? Beh, guarda. Appena da ora mi è andata male. Mi hanno dato soltanto del piombo per pranzo. In queste condizioni non serve molto. I crocchi l'avranno abbandonato. Crede che torneranno? Spero non tanto presto. Allora, questi qua sicuramente dovrebbero essere uno dei nostri. Negativo. Spero che siano arrivati al punto di incontro. Ascolta. Spero che i nostri siano al riparo dall'artiglieria. Li aiuteremo. Puoi starne certo. Ecco il fiume. Ci basta seguirlo fino al punto di incontro. E poi distruggere quelle armi. Merda! Ecco il bunker. Dobbiamo stanarlo. Stai basso. Con me. Vabbè, con me, con te. Porca Eva. Ammazza schioppettata che mi ha dato. Ma... giù la testa, più giù di così, guarda, si muore, eh. Guardalo come si fomenta malissimo sto cecchino del cavolo. Datemi un fucile da cecchino anche a me, che mo te lo faccio fuori subito, guarda. Eccolo. Uno dei nostri. Controlla i lati. Forse possiamo raggiungerlo. Devi aiutarmi. Se mi fa salire, magari. Qualcuno mi aiuti. Ah, cavolo. Salvo. Lo salveremo. Ad ogni costo. Dobbiamo sbrigarci. Devi aiutarmi. Bravissimo, Turner. Aglio. No, ragazzi. Purtroppo, se mi avvicinavo al tipo lì, il cecchino mi ammazzava malissimo. Allora. Eccolo lì. Possiamo provare a beccarlo da qui. Io lo distraggo, tu vai a stanarlo. Copro le spalle. Guarda, non è una cosa facile adesso, eh. Solo. Allora, porca puttana, chi cazzo? No! Porca Eva. Dov'è biondo? Ah, biondino! Che cos'è? Te pensavi di scappare, eh? Allora, aspetta un attimo. Fammi recuperare un po' di robe qui. Ok. Togornodo. Mi stava ad aspettare, eh? Te zitto, dammi il fucile da cecchino qua, biondo. Mo te sei divertito tu e mo mi diverto io. Eh? Te piace così?
E sì, infatti lui stava sparando di qua. E in effetti il cadavere del tipo, eccolo lì. Ok, dai, allora scendiamo di sotto e ritorniamo da Turner. Zona sicura, ma quel soldato non doveva morire. Biondo, io uno sono. Al punto di incontro. Spero che i nostri siano arrivati. O magari tu tenevi d'occhio il cecchino, magari sparandogli e io recuperavo il tipo lì. Ma purtroppo non c'era nulla da fare per lui. I nostri devono essere vicini, aspetto. Allora aspetta, dammi il fucile da cecchino, biondino. Che mo va aiuta Daniels. Ricarica, aspetta un attimo, non fa degli eroi là sotto, mi raccomando. Aspetta un po'. Esci fuori, esci. Bravo così, biondino. Aio, maledetto. Mi sa che là sotto là. Mi sa che là sotto là i colpi però non è. Dai qua, dai. Ok, grazie caro. Peccato. Peccato. Granata dei Crook. Styles, sei tu? Tenente, ti tengono bloccati. Ma non è vero. Siamo il nostro plotone a controllare l'area. Subito, signore. Ma chi è che vi tiene bloccati? Ma non è mai vero nella vita. Ma scusa, ma ci sono io qui a proteggervi. Vabbè, comunque sì ragazzi, ce ne sono veramente in quantità industriale, però io non è che posso pensare a tutti, eh. Ora va bene tutto, ma il movimento. Muoversi, muoversi. Va bene tutto, ma adesso scusa Bionda, fammi capire, chi è che stai sparando? Ti è piaciuto quel colpo da maestro? Prendi delle munizioni, Daniels. Ora non ne ho di bisogno, biondo. C'ho bisogno soltanto di medikit ora. Segheria, finestra al secondo piano. Segheria sta cippa. Prendi delle munizioni, Daniels. Aspetta un attimo, se mi puoi uscire di qua. Becca di questa, biondino. Cioè, ma quanti cavolo ce ne stanno però, ragazzi, Dobbiamo occupare l'area. Fin troppo. Ce ne stanno veramente fin troppo di sti maledetti crocchi. Prendi delle munizioni, Daniel. Aspetta un attimo. Quello era l'ultimo. Perfetto. Digi? Squadra, radunarsi al ponte. Guarda. Come punto d'appoggio. Appena arriva Pearson, avanziamo al punto di incontro. Arrivo, signore. Siamo fissati con i ponti. Eccomi. Olè. Oddio santissimo. Cecchini del cavolo. Aspetta che ci pensa Daniels. Dove sta l'altro? Quelli là però li ho eliminati. Ah, eccoli là. Merda la granata. Levate quella granata da là. Bravo lo scemo. Ti sei fatto esplodere insieme alla granatozza, eh.
Dove vai con quel coso in mano che ti puoi far male, biondo? Ora che fanno? Scappano? Ma sicuro? Dove vai? Lascia stare quel coso lì che ti fai male. Aspetta. Ma secondo me questi tipi però non finiscono mai, eh? Ora non vorrei dire niente, ma... Si ritirano! Sì? Addirittura? E beh, hanno visto la sportiveggianza qua del cecchino. Hanno visto la sportiveggianza del cecchino qui. Eccomi, biondo. Staremo qui fino all'arrivo di Pearson, poi prenderemo il colle insieme. Se non ha già superato il mulino per andarci da solo, non ha abbastanza uomini. Questo non l'ha mai fermato. Aspetteremo qui. E questo è quello che faremo. Col dovuto rispetto. Ma se Pearson fosse davvero andato da solo? Ci penso io, Daniels. Ho un brutto presentimento. Se decidessi in base ai tuoi presentimenti, saremmo ancora sulla barca in Normandia. Sì. Esatto. Sai come il plotone di Pearson è stato massacrato a Kasserin? Pare che la storia si ripeta. Spero di no. Voglio sapere cos'è successo. Nah. Io non ho le palle di chiederlo a Turner. Ma conosco uno che le ha. Cioè? Noi? Ok, ok, ragazzi. La missione è distruggere l'artiglieria tedesca tutti insieme. Ma appena Pearson potrà, entrerà. Al diavolo la squadra. La tensione è alle stelle tra Turner e Pearson e sta per scoppiare. Va bene, va bene. Ok ragazzi, ok, allora nel prossimo, sì, io forse magari in qualche episodio fa avevo detto una cagata perché mi sembrava che era quasi finito il titolo, ma nel prossimo episodio ragazzi ci possiamo fare anche il colle 493 14 novembre 1944. Per il momento ragazzi mi fermo qui con questo nuovo episodio della serie di Code. Mi raccomando, fatemi sapere anche la vostra qui sotto qui nei commenti di cosa ne pensate. Mi raccomando, nel prossimo video ci facciamo come detto colle 493. Voi mi raccomando come sempre lasciate like, commentate, iscrivetevi, attivate la campanellina, condividete il video e noi ci becchiamo in un prossimo episodio. Ciao a tutti ragazzuoli.